Buonasera. In questa giornata l'evento ha sicuramente un onore, che è quello di aver ricevuto un inedito dal professore Nino Barnabas Voltarelli di Lubbia University sulla intelligenza artificiale, se può pensare o meno. Dato l'evento, chiaramente su scala mondiale, siamo tutti grati al professore Voltarelli per questo omaggio che ha voluto fornire al suo territorio, al territorio che gli ha dato i natali, e che quindi ci proietta ad un livello internazionale. Quindi ringraziamo il professor Voltarelli per questo lavoro enorme e cerchiamo di recuperarne quanto più possibile quello che è il senso, quelli che sono gli studi sull'intelligenza artificiale. C'è l'originale in inglese che io leggo nella traduzione italiana, così è fruibile sia nella lingua originale che scorre sul computer alle mie spalle e sia in italiano. Può un sistema di intelligenza artificiale, ovvero AI, pensare? Il professor Voltarelli si chiede subito se un sistema artificiale può pensare. Quindi abbiamo due parametri. Uno, quello di un sistema artificiale. L'altro, di cosa significherà pensiero, come emergerà poi pian piano dal contesto proposto. Se così fosse, si potrebbe dire che questa intelligenza artificiale abbia una mente. Vedete, ad inserirsi adesso sul pensiero una mente. Dovremmo vedere qual è la differenza tra pensiero e mente. E che sia cosciente di se stessa. La risposta, come spiegheremo, dipende dal presupposto filosofico che si ritiene più consono a descrivere la natura della mente e della mentalità. Vedete, ogni discorso alla fine non può che far leva sull'assunto che il professor Voltarelli chiama filosofico, perché ha messo come base sulla quale poggiano poi gli altri termini. Un sistema di matematica ha bisogno dell'assunto base che è appunto dato dalla filosofia della matematica. Si potrebbe iniziare innanzitutto chiedendosi se un sistema di intelligenza artificiale sia intelligente o meno. Quindi vedere se questo sistema produce una propria intelligenza, esprime una propria intelligenza o meno. O è la terminologia AI, Artificial Intelligence, impropria. Un sistema di intelligenza artificiale può elaborare informazioni, vedete? Quindi sicuramente un sistema elabora informazioni, ma l'elaborazione dobbiamo vedere se poi possa bastare per dire sta pensando o se c'è differenza tra elaborazione e pensiero, cioè tra un computer che elabora e un pensiero che pensa. Questo è il cuore dello studio del professor Voltarelli. Quindi un sistema di intelligenza artificiale può elaborare informazioni, può giocare a scacchi in modo esperto, dimostrare teoremi di matematica, includendo il problema dei quattro colori, che nessun uomo ha dimostrato autonomamente. Non è forse questo il tipo di comportamento che presuppone ci sia intelligenza? Vedete, intelligenza è capacità di elaborare, quindi di riconoscere e distinguere. Non è forse questo il motivo per il quale chiamato sistema di intelligenza artificiale? Chiaramente, siccome una domanda, poi la risposta emergerà di differenze e di peculiarità. Si prende in considerazione un sensore di movimento posizionato da qualche parte al di fuori di un'abitazione. Il sensore di movimento accenderà una luce quando rivelerà un movimento di una persona, un animale o un oggetto, che si muove e spegnerà questa luce dopo un periodo di tempo prestabilito in cui non viene rilevato alcun tipo di movimento. Chiaramente, che significa che questo sensore non sta pensando, sta rilevando, ed è stato programmato perché appena rileva qualcosa, manda l'impulso, arriva la corrente, si accende la luce. L'impulso finisce quando non c'è più l'oggetto e c'è un circuito che dice che a quel punto la luce si interrompe. In quanto dispositivo elettronico, un sensore di movimento è un sistema di intelligenza artificiale, sebbene si tratti di un sistema piuttosto limitato che sembra comportarsi in un modo intelligente, anche se non si può dire che stia pensando o che abbia una intenzionalità. Ecco qui, emerge subito a caratterizzare l'intelligenza l'intenzione. Praticamente un sistema meccanico non ha
questa direzione, questa attività rivolta verso. Quindi probabilmente dovremo aspettarci che il pensiero dipenderà da questa intenzione, da questo tempo, da questo proiettarsi verso qualcosa con un movente. È un'ipotesi che poi vedremo come il professor Poggiarella svilupperà. Sembrava di comportarsi intelligentemente, non significa comportarsi intelligentemente, vedete la differenza tra intelligenza e sembrare intelligente. La maggior parte delle intelligenze artificiali non può mostrare un comportamento di ciò che sembra essere un grado più alto di intelligenza rispetto a un sensore di movimento e tuttavia non pensare né avere intenzionalità. Noi possiamo programmare qualcosa a livello più alto della semplice percezione di qualcosa che si muove, ma siccome programmare e non ha intenzionalità, non è ancora intelligenza, perché intelligenza per il professor Poggiarella è questa intenzionalità, almeno finora. In realtà è errato affermare in modo semplicistico che i sistemi di intelligenza artificiale si comportano intelligentemente. Quindi un sistema di intelligenza artificiale non è per tenersi intelligente, rispetto a sembrare comportarsi intelligentemente. Questo perché, come definisce il dizionario, la parola intelligenza sta per comprensione e conoscenza. Quindi andiamo a specificare che significa intelligenza, comprendere e conoscere, anche se non basta perché dovrà essere ulteriormente enucleato. E a volte anche intelletto e ragione, vedete, il pensiero comincia a concretizzarsi, a distinguersi, a ripartirsi tra comprensione, conoscenza, intelletto e ragione. Comportarsi intelligentemente di conseguenza significa comportarsi con cognizione di causa. Ecco qui, già Aristotele sapeva e aveva messo ben in chiaro che solo scire per causas è conoscenza, altrimenti chi non conosce le cause non conosce, è un tempo. O conoscete ciò che sta facendo. Un sensore di movimento non si comporta con cognizione o conoscenza di cosa sta facendo. Quindi dire che un sensore di movimento si comporta intelligentemente è errato. Quindi ad essere escluso è il sensore con possibilità di portare avanti un'intelligenza. Il sensore non pensa. Quindi produrre un effetto non significa ancora pensare. Conoscenza e comprensione, così come pensare, sono concetti intenzionali. Quindi a essere rimarcato il discorso che senza un'intenzione non c'è pensiero. E ciò che un sensore di movimento fa non è lo stesso che comportarsi con intenzionalità. Ora, nonostante la definizione del dizionario, il nostro uso attuale del concetto di intelligenza, almeno in riferimento ai computer e ai sistemi di intelligenza artificiale, è cambiato. Quindi noi non pensiamo più che intelligenza sia quella riportata nei dizionari antichi. C'è stato un aggiornamento della, diciamo, del concetto di intelligenza. Ovvero oggi noi comunemente parliamo di ciò che un sistema di intelligenza artificiale fa come comportamento intelligente, anche se non sarà in generale un comportamento intenzionale. Quindi noi siamo pervenuti a un sistema di intelligenza. A mancare tuttavia ancora questa intenzione, questa base, questa proiezione che muove dal soggetto, dal pensiero, dalla mente, vedremo poi come il professor Poggiarella lo intenderà. Cioè un comportamento in cui il sistema di intelligenza artificiale conosce e comprende cosa sta facendo. L'intenzionalità, il suo significato tradizionale, è quel che distingue ciò che è mentale da ciò che è fisico. Ecco qui, a intervenire è un discorso tra mentale e fisico. Quindi se il pensiero è legato al mentale, a restare escluso il fisico, quindi sta affrontando un primo tipo di impostazione per verificare se questo percorso possa reggere o bisogna cambiare percorso perché da ciò non emerge ancora il pensiero. Quindi è la parte che il professor Poggiarella sta elaborando praticamente ai vari sistemi in uso oggi sulle possibilità di pensare e sulle affermazioni filosofiche di base di essa intelligenza e poi ci condurrà alla sua posizione. In particolare, intenzionalità è immediatezza e raziocinio di un pensiero, e sia conoscenza sia comprensione implica un pensiero in un modo o in un altro. Quindi ci vuole questa immediatezza e questo ragionamento.
Un pensiero è intenzionale in quanto comporta il riferimento ad un soggetto che potrebbe esistere o meno e dice qualcosa riguardo questo oggetto. Ecco qui, qui già si configura il cuore di quella che è la riflessione del professor Quagliarella, perché ha ritrovato un soggetto che fa da base, che è il presupposto, che è il referente di questa intenzione. Conoscenza e comprensione sono anche intenzionali, in quanto entrambi si riferiscono e riguardano qualcosa nello stesso modo in cui un pensiero si riferisce e riguarda qualcosa. Quindi vedete, c'è bisogno di un qualcosa che fa da base, che col pensiero viene riferito a qualcos'altro, qui ci sono due termini. Non può esserci intenzionalità senza pensiero. Ecco qui, a essere legati direttamente sono l'intenzionalità e il pensiero. Senza intenzionalità non è ritenuto esserci pensiero. Di conseguenza è pensare che parte di conoscere o comprendere qualcosa o semplicemente pensare a qualcosa non può esserci senza intenzionalità. Quindi ad emergere come caratteristica del pensare questa intenzionalità. Pensare e intenzionalità sono collegati intrinsecamente. Un sensore di movimento, di conseguenza, tralasciando il suo comportamento intelligente, non pensa né in alcun modo comprende o sa ciò che sta facendo. Non è lui l'artefice di quello che fa, è stato programmato per fare quello, quindi non pensa. Ma questo non significa che un sistema di intelligenza artificiale non possa mai pensare. Il professor Quagliarella, dopo aver chiuso il discorso sul sensore, su un sistema, diciamo, minimale, lo riapre il discorso perché sa che può esserci un altro sistema più ampio che potrebbe pensare e segue quest'altro filone. Capire o sapere cosa stia facendo, forse con una complessità sufficiente incorporata nel suo programma. Ecco fatto, ad emergere il discorso della complessità che quest'anno ha dato il tema alle conferenze organizzate dall'Università di Studio Sannio e dal nostro liceo. E nel suo hardware, un sistema di intelligenza artificiale può pensare, conoscere o capire quello che sta facendo, specialmente se ha un programma di apprendimento approfondito. Quindi se c'è un apprendimento approfondito si potrebbe pensare che questo programma stia pensando. O è semplicemente impossibile che un sistema di intelligenza artificiale possa pensare? Ecco che da qui si trova il discorso. Perché è più complesso il sistema? Lo possiamo ritenere pensante o manca qualcosa perché si possa dire che sta pensando? Diverse specie di animali hanno diversi modi con cui si impegnano in comportamenti intelligenti. Ecco fatto. Il professor Quagliarella va a vedere adesso in che consiste l'intelligenza degli animali, o meglio, il sistema intellettivo per il quale si muovono, o meglio, il sistema nervoso, il sistema con il quale loro programmano le loro azioni. E quindi questi sistemi devono essere intelligenti e autoreferenziali, come cercare cibo o prede. Vedete, l'animale sa che con quel sistema gli riesce di individuare qualcosa come cibo, come preda, e sta attento perché qualcosa possa diventare per lui predatore. Quindi l'animale sta progettando il suo rapporto con l'esterno. Vediamo se questo può ancora essere un pensiero o ancora no. Evitare predatori e così via. Questo comportamento non è indicativo di una forma di pensiero, però pure sotto forma di domanda. Forse possono esserci gradi diversi o modi con cui si può dire che gli animali pensano e che quindi hanno intenzionalità. Vedete, potrebbe essere pure che gli animali abbiano un loro sistema che potremmo dire intelligente. Gli umani, dopo tutto, sono animali e possiamo pensare e possiamo pensare che abbiano una intenzionalità. Forse, come diversi tipi di animali, sistemi di intelligenza artificiale possono anche essere su questo spettro di diversi gradi di pensiero e intenzionalità. Vedete, non c'è un'intenzionalità con gli umani, ma potrebbero averla. Ma se avessero una intenzionalità, dobbiamo ritenere che essi stiano pensando. Oppure il pensiero e l'intenzionalità sono tali che solo animali, si può dire, pensano in questo modo, o si può dire che solo gli umani pensano. Quindi a distinguere ancora il sistema di rappresentazione, di proiezione, di organizzazione degli animali rispetto a quelli umani. La vecchia visione cartesiana degli animali come semplici macchine non pensanti non può più essere sostenuta. Quindi la macchina che Cartesio pensava non pensasse, oggi invece in un certo senso pensa perché programma. Però forse non basta come
non basta per essere detta intelligente. Oggi sappiamo molto di più sulla biologia, sull'intelligenza di diverse specie di animali e di quanto ne sapessimo al tempo di Cartesio. Vi è ora un accordo generale sul fatto che gli animali mostrano diversi gradi di comportamento e intelligenza autoreferenziale, quindi anche gli animali hanno un'autoreferenzialità. Diverse specie di animali con un sistema nervoso centrale sembrano avere diverse forme di pensiero. Ecco qui, essere individuato è un sistema nervoso centrale che riesce a produrre un'organizzazione. Dobbiamo vedere se questa organizzazione possa essere chiamata pensiero o meno. E quindi diversi tipi di intenzionalità. Diverse specie di animali non solo sperimentano piacere e dolore, ma hanno anche diversi gradi o tipi di stati coscienti intenzionali con cui comunicano con altri membri della loro specie. Competono con altri animali e tendono di sopravvivere e di riprodursi. Quindi vedete, l'organizzazione animale è un sistema, dobbiamo vedere fino a che punto si spinge e se possa essere chiamato intelligenza o pensiero. In seguito spiegheremo come ciò sia possibile sulla base della nozione di un sistema di rappresentazione innato o appreso. Vedete, a proiettarsi adesso è la rappresentazione che può essere sia innata sia l'intelligenza può derivare dall'apprendimento, che nel caso degli umani è ciò che caratterizza una lingua. Ad entrare ora in un discorso linguistico, soprattutto per il Lasso, è importantissimo, perché la lingua diventa un'espressione, una correlazione, addirittura uno strumento con il quale il pensiero possa manifestarsi e esprimere la sua intelligenza, cioè nelle forme e nei modi di essa lingua proposti. Ma per ora possiamo essere d'accordo sul fatto che tutti gli animali con un sistema nervoso centrale hanno un minimo senso di autocoscienza che si muove nella loro forma o tipo di comportamento autoreferenziale. Quindi dobbiamo vedere se questa coscienza, l'autocoscienza animale, possa bastare a far ritenere che stia pensando o se il pensiero sia ancora qualcosa che si vuole oltre. È possibile fare la stessa osservazione per un sistema di intelligenza artificiale? Può un sistema di intelligenza artificiale avere una forma intenzionale di pensiero paragonabile ad alcune specie di animali, inclusi forse anche gli umani? O il pensiero e la conoscenza sono possibili solo per un sistema biologico, umano o meno, cosicché un sistema di intelligenza artificiale semplicemente non può averlo? Se si pone l'ipotesi filosofica che solo un'anima può pensare e che un'anima è un'entità spirituale che è radicalmente diversa da qualsiasi entità fisica con un sistema di intelligenza artificiale, allora è impossibile che un sistema di intelligenza artificiale pensi. Praticamente, se noi leghiamo l'intelligenza, il pensiero ad un qualcosa di spirituale, la macchina non avendo non può pensare. Bisogna vedere se tanto risulta oppure no. Non so se riusciamo a seguire il discorso sulle linee guida così come impostato. Questa ipotesi è una parte fondamentale del dualismo metafisico. Chi ha studiato Cartesio sa già che Cartesio pervenne al famoso dualismo tra res cogitans e res extensa, che poi non riuscì più ad unificare perché una volta che la conoscesse aveva pensato che la cosa pensante fosse una cosa, la cosa estesa fosse un'altra, e non riuscì più a trovare un legame. Questo è il problema del dualismo cartesiano. Una teoria filosofica resa famosa nel XVII secolo dal filosofo René Descartes. Una parte fondamentale di questa ipotesi filosofica è che la mente o l'animo sono ontologicamente distinti dal corpo e dal cervello, quindi hanno un loro essere autonomo distinto dal corpo e dal cervello. Bisogna vedere se così è oppure no. La mente o l'anima, secondo il dualismo, è costituita da una sostanza spirituale immateriale, ed è questa sostanza spirituale che pensa e ha coscienza. Nessuna sostanza materiale può pensare o essere cosciente se non ha un'anima secondo il dualismo. Quindi, secondo l'assunto cartesiano, se c'è questo spirituale, questo spirito, si può pensare, altrimenti non è possibile pensare. Qui il dualismo si inceppa. Cartesio non riesce a vedere. Se il dualismo metafisico è vero, allora nessun sistema di intelligenza artificiale costituito da un programma software complesso e parti materiali non può pensare.
Chiaramente, se diamo per scontato che pensiero sia corrispettivo di esso spirito, la macchina, non avendo spirito, non può pensare intelligenza, quindi la macchina non lo può dire. Vediamo invece se diversamente e se la macchina può pensare. Di conseguenza, se vogliamo esaminare la possibilità che questa intelligenza artificiale possa pensare seriamente o meno, allora dobbiamo rifiutare il dualismo metafisico e l'assunto filosofico che solo un'anima può pensare. Quindi, bloccati sul problema di Cartesio, dobbiamo lasciare il discorso tra un'opposizione di spirito e materia e seguire la macchina costruita da materia e vedere se questa macchina può pensare. Quindi abbandoniamo i due filoni dopo che abbiamo capito che non possono risultare risolutivi di un pensiero che stiamo cercando. Quindi lasciamo il discorso spirituale e seguiamo solo la macchina e vediamo se questa macchina può pensare in che termini. Diverse teorie filosofiche, vedete, sempre la filosofia alla base delle ricerche, perché va a rappresentare l'assunto, sono state pensate come alternative al dualismo, come base per il pensiero e la coscienza. Il comportamentismo, per esempio, parte dal presupposto filosofico, il pensiero sia solo un certo tipo di comportamento. Vedete, adesso essere analizzato il comportamento e vedere se il comportamento possa risultare pensiero o meno. E la teoria dell'identità mente-cervello, vedete, a essere correlata adesso una mente con un cervello, vedere se il cervello possa rappresentare una mente, oppure se il pensiero dipende da altro. Presuppone che il pensiero sia solo una sorta di evento o processo neurologico all'interno del cervello. Quindi dobbiamo vedere se il pensiero è solo una produzione neurologica o si presenta addirittura come altro. Il funzionalismo è un'altra teoria, quindi dopo il comportamentismo, il professor Cortanella va ad analizzare il funzionalismo, che è presentato come un'altra teoria basata su un tipo interamente diverso di presupposto filosofico. Vale a dire che l'essenza del pensiero e della mentalità è la sua funzionalità. Quindi adesso andiamo a vedere se il pensiero può essere un risultato corrispettivo di una funzione che esprime, cioè dell'effetto che riesce a ottenere. Questa è un'ipotesi filosofico-ontologica e non un'ipotesi scientifica, perché non abbiamo i termini per poter rilevare sotto osservazione, misurazione, e invece viene aggiunto e viene assunto come presupposto, come concezione di base. Questa teoria afferma che può spiegare non solo come e perché è possibile che gli esseri umani possano pensare ed essere coscienti, ma anche come e perché gli animali in generale e anche i sistemi di intelligenza artificiale possono, in principio, pensare ed essere coscienti. Secondo il funzionalismo, in altre parole, la risposta alla nostra domanda iniziale è sì. Quindi, se accettiamo la tesi fondamentale del funzionalismo, quindi una macchina può pensare perché esprime una funzione. Un sistema di intelligenza artificiale può pensare, almeno in linea di principio, e forse può essere persino autocosciente. Vediamo se però questa tesi regge fino in fondo. Che cos'è il funzionalismo? Il funzionalismo, o ciò che a volte viene anche chiamato la teoria computazionale della mente, è una teoria filosofica su ciò che costituisce gli stati mentali e i processi che costituiscono la mente, cioè la funzionalità. Quindi vedere tutti questi processi mentali con la funzione che riescono ad esprimere. Questa è una teoria che si applica agli esseri umani e agli animali in generale, come abbiamo detto, e inoltre anche in cui gli esseri umani possono pensare di essere autocoscienti. Quindi il funzionalismo risponde alla domanda base di questa autocoscienza. Questo perché, secondo le ipotesi filosofico-ontologiche del funzionalismo, la relazione tra la mente umana o animale il suo complesso cervello-corpo è essenzialmente la stessa di quello tra un programma software complesso e l'hardware elettronico che lo fa funzionare. Quindi la differenza tra l'impostazione di base e l'elaborazione che in questa impostazione si introduce. I gradi diversi della forma di pensiero che un animale ha o meno avrà dipenderanno quindi dalla complessità del suo sistema mente-cervello. Allo stesso modo, il grado della forma di pensiero che un sistema di intelligenza artificiale potrebbe avere dipende dalla complessità del software e dell'hardware del sistema di intelligenza artificiale. In che modo il funzionalismo spiega la possibilità che l'intelligenza artificiale pensi?
Secondo il funzionalismo, stati mentali e processi di coscienza non sono altro che stati e processi funzionali. Inoltre, come stati e processi funzionali, stati e processi mentali possono verificarsi in diversi substrati materiali. Uno di questi è il sistema neurologico di un cervello umano e un altro è il sistema elettronico di un sistema di intelligenza artificiale adeguatamente programmato. Vedete, a essere corrispettivi sono il cervello umano e quello che rappresenta la base di questa macchina programmata per pensare. Una conseguenza importante dell'ipotesi filosofica fondamentale del funzionalismo, in altre parole, è che la mente non dipende né da una sostanza spirituale né da un sistema biologico come il cervello. Pensate, nemmeno il cervello è ritenuto pensare se non si inserisce qualcosa, perché elabora, come elabora un laboratorio. Quindi stiamo distinguendo il cervello ancora da un pensiero. In particolare, la funzionalità della mente può anche operare su un sistema elettronico come un computer digitale. Un'importante ipotesi secondaria da notare qui è che, nonostante l'indipendenza degli stati funzionali da particolari tipi di substrati, gli stati e i processi mentali devono verificarsi in un sistema fisico e quindi gli stati e i processi mentali devono avere un substrato fisico materiale costituito da molte parti di una struttura comune in relazione tra loro. Quindi pensare significa che ci sono parti che hanno una struttura comune che interagisce e che si proietta per poter elaborare. Ma questo ancora non è pensiero. Un mezzo spirituale è una sostanza semplice, una sostanza complessa, non una sostanza complessa, composta da parti, né tantomeno molte parti coordinate in una struttura comune. Quindi il pensiero, secondo il professor Chiarella, va cercato in quel qualcosa di unico che lo proietta al punto da sganciarlo o da farlo risultare da base alla stessa macchina come sistema che può elaborare. Questa è l'ipotesi che poi emergerà. La visione della mentalità del funzionalismo è completamente contraria all'affermazione del dualismo metafisico. Quindi, per il funzionalismo, la macchina organizzata riesce a produrre, riesce a elaborare e quindi riesce ad avere un'intelligenza paragonabile a quella umana. Il funzionalismo afferma di poter fornire una base adeguata per pensare ad un'analisi delle attività funzionali della mente, che si tratta di una mente umana o animale. Questo perché l'essenza di uno stato mentale, un processo di coscienza, secondo il funzionalismo, è il suo ruolo funzionale nella struttura complessiva della mente. La mentalità di qualsiasi livello, in altre parole, consiste nella sua funzionalità, una funzionalità che viene realizzata su un substrato materiale. Sotto questo aspetto, il funzionalismo è una teoria ontologica sulla natura delle forme di pensiero e coscienza e in particolare è una teoria che rifiuta il dualismo metafisico. Significa che secondo il funzionalismo, quando prodotto, preparato, approntato per una macchina, riesce a risolvere il problema e riesce a porre il suo pensiero, perché ha superato il dualismo spirito-materia, così come da Cartesio proposto. Ora, l'obiettivo del funzionalismo è duplicare il più possibile i ruoli funzionali, stati e processi mentali. Attenzione, io penso quando la macchina pensa, quando l'ho programmata per girare a destra o a sinistra o comportarsi in un certo modo, ma io posso addirittura programmarla per qualcosa che si presenta diversamente, così che lei è pronta per proporsi una nuova elaborazione. Però per fare questo io posso mettere una terza fase che la sposta ancora più indietro e dice: se succede questo, tu imposti un altro sistema con quale procedere. Però così vedremo, il Cottarella arriva a dire che arriverebbe all'infinito e nemmeno questo è possibile perché poi troverà un soggetto come adesso vedremo. Il problema è come possiamo distinguere la duplicazione da una buona simulazione. Vedete la distinzione tra duplicare e simulare. Simulare e simulare l'intelligenza, duplicare e andare indietro per affrontare un nuovo sistema, col quale si problema. Se infatti è possibile produrre una tale distinzione, allora è possibile che un sistema di intelligenza artificiale pensi e forse anche sia cosciente, perché diventa cosciente del lavoro che fa in una prima fase, perché si è posto addirittura dietro. La distinzione tra duplicazione e simulazione può essere fatta, secondo il funzionalismo, perché la duplicazione è equivalenza all'isomorfismo funzionale, quindi ci vuole la riconduzione alla forma.
In altre parole, se l'essenza della mentalità è la funzionalità, allora un isomorfismo funzionale tra gli stati elettronici del sistema di intelligenza artificiale e gli stati mentali di una mente umana equivale essenzialmente a un'unità strutturale dell'uno con l'altro. Cioè, se riusciamo a ricondurre tutto alla sua forma, abbiamo risolto il problema del pensiero. Se riusciamo, se non riusciamo, se il pensiero si pone un qualcosa di diverso. Il funzionalismo, chiariamoci, sta facendo un'affermazione ontologica relativa all'essere, quindi, che va al di là del problema di passare qualcosa come il test di Turing o qualsiasi serie di test che potrebbero essere usati per distinguere l'applicazione dalla simulazione. Un sistema di intelligenza artificiale che esegue una buona simulazione potrebbe superare il test di Turing, ad esempio, ma non essere funzionalmente isomorfo alla mentalità umana e quindi non riuscire a duplicare stati e processi mentali umani. Quindi il problema è di spostare sempre più indietro per cercare qualcosa alla base che possa essere considerato pensiero. L'isomorfismo funzionale e la duplicazione sono equivalenti l'uno all'altro. Di conseguenza, la misura in cui possiamo testare l'isomorfismo funzionale, allora in base al presupposto ontologico di base del funzionalismo, possiamo testare indirettamente la duplicazione. Il test per l'isomorfismo funzionale, inoltre, è fattibile in linea di principio, anche se eseguire un test esclusivamente per la duplicazione, cioè indipendentemente dall'isomorfismo funzionale, non riuscirà a distinguere la duplicazione da una buona simulazione. Il problema è che siamo ai limiti, dobbiamo vedere cosa contraddistingue sul quid che c'è dietro e che ci stiamo pensando. Quello che dovrebbe essere tenuto presente qui riguardo al test di Turing o qualsiasi altro test che si possa considerare per distinguere la duplicazione dalla simulazione è che il funzionalismo è una teoria filosofica e non scientifica. E questo perché l'assunto di base del funzionalismo sull'essenza della mentalità è un'ipotesi ontologica, non un'ipotesi scientifica. Il problema non è, come alcuni potrebbero sostenere, che non ci possa essere fine al test per il funzionalismo funzionale e quindi per l'applicazione, al contrasto della simulazione, che se in realtà potrebbe darsi. Piuttosto il problema è che, anche se dovessimo trovare prove schiaccianti a favore dell'isomorfismo funzionale, cioè della duplicazione, questo non significa che potremmo confermare l'assunto ontologico di base del funzionalismo sulla natura della mentalità. E' a questo punto che abbiamo raggiunto un impasse tra scienza e filosofia. Quindi anche se trovassimo questo qualcosa di duplicato, di isomorfo, ci mancherebbe ancora quel qualcosa che possa essere tutto pensiero. E qui si incende il funzionalismo e quindi viene bocciato. Al professore Voltaire. Stati o processi funzionali. Un atto mentale, un processo di coscienza, secondo il funzionalismo, è uno stato, un processo funzionale che si verifica in qualche tipo di sistema fisico, come un cervello o un sistema informatico. Quindi, che cos'è uno stato funzionale, un processo di coscienza, un cervello o un sistema informatico? In generale, ciò che si intende con uno stato funzionale di coscienza è una struttura causale. Quindi dobbiamo andare a cercare un rapporto delle cause, un'impostazione su esse, che mette in correlazione gli input sensoriali con diversi tipi di stati mentali. Quindi adesso andiamo a cercare il pensiero in un rapporto di percezione con un rapporto di struttura causale per dire questo è successo perché c'è stata altra cosa. Stiamo affrontando un altro percorso. Uno di questi stati, ad esempio, sarebbe il riconoscimento, cioè l'identificazione di ciò che viene percepito. Un altro potrebbe essere ricordare di aver visto qualcosa di simile. Vedete, noi possiamo dire intelligenza, la percezione, con quanto ricordiamo di aver già percepito e quindi associato. E quindi arriviamo ad elaborare tra il ricordo e quello che è presente. Un altro potrebbe essere il credere, pericoloso ciò che si vede, o desiderare di mangiare ciò che si vede, e così via. Quindi noi siamo programmati per capire il cibo che ci attrae e ciò da fuggire. Questo però l'intelligenza artificiale può farlo, ma non possiamo ancora chiamarlo pensiero. E così via. Esistono molti tipi diversi di stati mentali in cui possono essere collegati gli input sensoriali. Vedete, l'input sensoriale non può essere una intelligenza, perché è solo un rapportarsi, una relazione che può venire dall'esperienza o essere innato. Un animale vede un predatore e fugge, vede qualcosa che può essere cibo, attacca e se lo prende.
Questi possono essere prodotti ad input sensoriali che la macchina, un robot, può fare, ma questo non si deve ancora pensare. Un sistema di intelligenza artificiale in grado di pensare avrà anche una struttura che fornisce analisi di ciò che è percepito, ricordato, temuto, desiderato. Pensate, nemmeno analizzare quanto percepito e ricordato può essere considerato ancora pensiero. Date tali analisi, la struttura creerà modelli concettuali interni dell'ambiente. Vedete, sia la macchina che l'animale creano delle strutture concettuali con le quali orientarsi, ma questo non è ancora pensato, con i quali può progettare e valutare differenti corsi di azione. Vedete, una macchina può progettare e valutare la propria azione ed, ad esempio, combattere o fuggire, negoziare o scendere a compromessi e così via. Il sistema di intelligenza artificiale può quindi implementare una particolare linea d'azione determinata dal sistema di valori o dal ranking delle preferenze incorporate nel programma di intelligenza artificiale. Quindi la macchina può anche scegliere, perché è stata programmata per scegliere, ma questo ancora non è pensiero. Che possono entrambi cambiare o essere modificati nel tempo. Quindi addirittura la macchina può cambiare la stessa impostazione, perché è stata programmata per autoadattarsi. Sembrerebbe che stia pensando, perché se posto a un livello superiore, invece ancora non sta pensando. Attraverso un programma di apprendimento profondo, le diverse versioni di questo tipo di struttura sono incorporate, cioè sono innate o prodotte nel cervello degli umani, di altri animali, attraverso l'apprendimento. Quindi l'uomo recupera questi processi attraverso l'apprendimento, ma questo ancora non significa pensare. Secondo il funzionalismo, può anche essere integrato o prodotto dall'apprendimento di un programma di apprendimento complesso eseguito in un sistema di intelligenza artificiale. Quindi i funzionalisti pensano che questo possa essere prodotto dalla macchina. Certo, perché non è pensiero nemmeno nell'uomo o nell'animale, perché è un'organizzazione concettuale, complessa quanto si voglia, ma che non è ancora pensiero. Nulla di tutto ciò è possibile, tuttavia, senza un sistema rappresentazionale. Ecco qui, a intervenire adesso un sistema rappresentazionale, cioè di rappresentazione, per mezzo del quale il riconoscimento, la memoria, la credenza e il desiderio possono essere rappresentati e modificati. Ecco qui, quindi la mente umana può dirsi tanto, può dirsi pensiero, quando riesce a modificare la stessa impostazione di base. Faccio un esempio io. Se un ragazzo pensa una certa cosa del suo carattere, risponderebbe in certo modo, ma il suo pensiero è tale che a quel punto può intervenire per modificare ciò stesso che egli ha in programma come disponibilità alla risposta. Ecco l'uomo che si eleva, perché riesce addirittura ad andare oltre quella che sarebbe la tua risposta di impulso, quello che si dice pensare. I sistemi di rappresentazione che gli animali hanno presenta diversi gradi di complessità corrispondenti a diverse forme di pensiero di quegli animali. L'uomo naturalmente avrà un sistema di rappresentazione linguistico, cioè un sistema di rappresentazione basato su un linguaggio naturale come l'inglese o l'italiano. E qui il professore Contarella ha fatto una gentilezza sul suo territorio dopo aver citato l'inglese come lingua internazionale. Passeremo nella storia come lingua italiana citata in questo articolo che sarà poi pubblicato su riviste scientifiche mondiali. Poteva citare anche un'altra lingua, ma ha citato la lingua dei suoi antenati, ai quali è molto affezionato e molto affezionato al suo territorio. Ora, uno dei compiti principali del funzionalismo, come di avere il pensiero della coscienza, è quello di analizzare diversi tipi di stati e processi mentali, come stati e processi funzionali. Tale analisi identificherà e descriverà i ruoli funzionali degli stati mentali e i processi anche di funzionamento di un sistema mentale o di intelligenza artificiale. Queste analisi saranno date in termini di una decomposizione di stati o processi mentali e loro parte funzionale. L'idea è di spiegare come funziona la mente sulla base di queste parti funzionali e del modo in cui si è integrato e modulato. La produzione di queste due analisi è ciò che si intende quando si descrive il funzionalismo come una teoria top-down, al contrario di una teoria bottom-up, riduttiva, che troviamo in una scienza come la fisica o la chimica. Una teoria top-down inizia con un più alto livello di organizzazione strutturale di un sistema o di un qualsiasi due stati progressivi.
e quindi tende a spiegare un ruolo dei livelli inferiori rispetto ai più alti. Una teoria dal basso verso l'alto procede in direzione opposta. Quindi si può costruire intelligenza artificiale partendo dal basso, potenziando, o partendo da un sistema complesso e via via poi elaborando questo. Approccio olistico, sì, sì. Oppure sì. Una parte importante della teoria top-down del funzionalismo è il suo aspetto progettuale. Questo aspetto si basa sulla funzione teleologica o relativa allo scopo che è incorporato in un sistema, AI, in cui ogni parte funzionale del sistema ha un ruolo da svolgere e che il suo scopo è il sistema più alto. Un'altra parte importante del funzionalismo è il tipo di sistema rappresentativo incorporato in un programma di un sistema di intelligenza artificiale. Questa è la parte del sistema di intelligenza artificiale che usa concetti intenzionali, per esempio scopo, desiderio, credenza e così via, per spiegare, riesce a vedere, un comportamento intelligente. Questa è anche la parte di un sistema di intelligenza artificiale che è centrale nell'affermazione del funzionalismo, che il sistema può pensare e possibilmente essere alla conoscenza. Quindi qui si ferma il funzionalismo perché... Scusa, non è qua che specifica il senso dell'intenzionalità? Sì, però lui non ha preso posizione. No, ha detto, qui il funzionalismo si avvicina alla possibilità dell'intelligenza e si ferma. Scopo. Adesso, però, scusatemi un attimo, ma se no non ti offro. Dopo c'è un tempo. Allora, il sistema di rappresentazione, l'intenzionalità, come abbiamo già detto, è la direzione, ecco qui, della mente e della coscienza verso gli oggetti di situazione. È questa direzione che conferisce al pensiero e alla coscienza il suo riferimento e la sua presenza, cioè la caratteristica del pensiero con la quale diciamo si riferisce a questo oggetto o a quella situazione. Questi oggetti e situazioni potrebbero esistere o non esistere. Si potrebbe credere, per esempio, che un unicorno sia un giardino, oppure si potrebbe temere un drago che si vede uccidere immagini del sole. Tale direzione dipende dalla mente che ha la rappresentazione interna degli oggetti e delle situazioni verso cui tiene. Avere tale rappresentazione significa avere un sistema rappresentazionale. E adesso siamo le rappresentazioni che la mente si può rifare. Il sistema di rappresentazione di un sistema animale di intelligenza artificiale è costruito da una mappa interna o da un modello del suo ambiente. Tale mappa o modello consente all'organismo di intelligenza artificiale di localizzare se stesso e il suo comportamento all'interno della mappa o del modello e quindi assumere comportamenti autoreferenziali. Le rappresentazioni mentali sono prodotte in tale sistema rappresentazionale. Sistemi di rappresentazione di diversi tipi di animali o anche diversi tipi di sistemi di intelligenza artificiale saranno differenti per complessità e dettagli rispetto alla complessità di una mappa dell'ambiente di un animale o di un sistema di intelligenza artificiale e al suo posto in quell'ambiente. Sarà diverso anche rispetto alle parti funzionali complesse del cervello animale o del sistema operativo di intelligenza artificiale. Questo è ciò che intendiamo dicendo che possono essere diverse forme o grandi pensieri, cioè l'approccio della rappresentazione. Il sistema rappresentazionale che gli umani hanno è un linguaggio naturale. Un linguaggio naturale è probabilmente uno dei sistemi di rappresentazione più complessi che si possono trovare in natura. Per esempio, attraverso diversi tempi per il passato, il presente, il futuro e naturalmente il passato perfetto, il futuro perfetto, eccetera. Un linguaggio naturale ci fornisce una struttura temporale attraverso cui rientrarci nel tempo. Con i tempi possiamo comprendere di avere un passato connesso al nostro presente e anche un futuro che possiamo anticipare. Non è affatto chiaro che gli altri animali possono avere una simile consapevolezza temporale di se stessi e entrare nel scopo del tempo. Un linguaggio naturale ha anche parole come qui, lì, e vicino e lontano e così via, per l'orientamento spaziale. Siamo sempre qui, ovunque possa essere qui, e tu sei sempre lì, ovunque possa essere questo lì. Un linguaggio naturale ha anche una varietà di pronomi, sia personali che impersonali, così come noi propri famiglie. A questo proposito faccio una breve citazione che non avevo programmato. Il professor Michele Malatesta è venuto da pochi mesi, aveva scritto un libro su
le possibilità del pensiero nell'espressione linguistica, contemplando tutte le lingue del mondo e i dialetti, e lasciando le caselle aperte per quella parte di pensiero che ancora oggi non ha trovato una possibilità di esplicazione linguistica. Questo l'ho detto per chi volesse fare estrapolare, è una teoria pragmatica transculturale, una semantica transculturale. Praticamente ha fatto questa cosa grossa e detto la laurea non si capo come pensare di l'ho detto per inciso e forse è capitato in modo molto importante. Sì, siamo? Sì, d'accordo. Un linguaggio naturale non è affatto chiaro che altri mani possono avere una simile consapevolezza corporale di se stessi. Un linguaggio naturale, anche parole, questo non lo accetto, scusate. Anche questo tipo di espressione referenziale ci consente di aiutarci socialmente, come quando parliamo così con un bambino, o con un genitore, un amico, un estraneo. I pronomi ci permettono anche di impegnarci in autoriferimento, e con l'autoriferimento la possibilità di essere consapevoli di noi stessi. Vedete, anche la lingua è parte dell'intelligenza per l'autoreferenzialità che viene fornessa. Tutto ciò che va ben oltre ciò che altri animali hanno attraverso i sistemi rappresentazionali. Quindi il professor Cortarella nota come gli altri animali non hanno la possibilità di questo problema. C'è anche la trasformazione delle espressioni linguistiche, chiamiamo nominalizzazione. Ciò che è importante in questo è che attraverso la nominalizzazione possiamo trasformare un predicato, come anche un'intera frase, in un sostantivo astratto che è inteso a denotare il contesto intenzionale dell'espressione, e l'intelligenza si applica addirittura nell'espressione. Con tale trasformazione, in altre parole, possiamo riflettere il contenuto intenzionale di un predicato o il contenuto proposizionale di un'intera frase. Invece di parlare di qualcuno, di messaggio, di qualcuno che può essere libero, per esempio, possiamo riflettere attraverso quelle che viene la situazione diversiva sulla saggezza stessa, che è un altro passaggio di intelligenza, si passa dal dato concreto all'astrazione che lo contempla. O la libertà stessa come ideale astratto. Questo tipo di trasformazione è possibile solo in un sistema di rappresentazione linguistica. Quindi gli animali, se non hanno questa situazione, sembrerebbe non può. Non sembrerebbe allora possibile portare avanti uno scontro di genere. Al contrario, confrontiamo il cosiddetto linguaggio delle api. A differenza di un linguaggio naturale, il linguaggio delle api non è un sistema di rappresentazione linguistica. Non ci sono tempi, per esempio, nel linguaggio delle api, né vi è alcuna nominalizzazione lineare, la quale le api potrebbero impegnarsi in una situazione diversiva. Vedete, ad emergere proprio la situazione. Tuttavia, un sistema rappresentativo. Quindi nemmeno la rappresentazione può essere considerata intelligenza, allora non c'è astrazione o qualcos'altro che deve trovare. E in relazione a quel sistema si può dire che le api abbiano credenze, quindi non pensano, ma credono, si rappresentano qualcosa, e abbiano intenzionalità, come per esempio una credenza sulla posizione di una fonte di cibo. E si può anche dire che abbia intenzionalità di desiderio e obiettivi, con l'obiettivo di trovare una casa per muovere i cibi. Quindi le stesse api che hanno un'intenzionalità e una credenza ancora non pensano che il pensiero è qualcosa di ulteriore. Un'ape sa dove è il suo alveare e può parlare, tra virgolette, cioè fare un balzo, in altre api comunicando dove si trova una fonte di cibo. Ma non possiamo supporre che un'ape sia consapevole di conoscere queste cose. In altre parole, un'ape non può riflettere, vedete, un elemento, astrazione, riflessione, qua abbiamo molti argomenti, su ciò che sa né contemplare, e quindi contemplazione. Un'ape può avere intenzionalità, ma non può avere quel tipo di intenzionalità che è possibile solo con la nominalizzazione. Quindi a creare un altro solco è la possibilità che l'uomo ha di nominare, quindi costruire un linguaggio che l'animale ha e non ha. Non può impegnarsi in una situazione riflessiva, e quindi la riflessione, e riflette sul contenuto di ciò che pensa, crede o conosce. Il quarto elemento che caratterizza il pensiero è la riflessione, l'astrazione, riflessione. La nostra capacità umana di essere consapevoli, quindi consapevolezza, del contenuto intenzionale di ciò che pensiamo e diciamo, dipende essenzialmente dalla nostra capacità di apprendere e utilizzare un sistema di rappresentazione linguistica. Quindi l'uomo si avvantaggia da questo sistema linguistico.
e in particolare una lingua naturale come l'inglese o l'italiano, e per mezzo di una nominalizzazione dei predicati e delle forme proposizionali del linguaggio naturale che possa impegnarci nella situazione che sia del contenuto di ciò che pensiamo e diciamo. Un sistema di intelligenza artificiale in grado di parlare e di leggere un linguaggio naturale e anche impegnarsi nella nominalizzazione di ciò che dice e legge avrà la capacità potenziale di rielaborare il contenuto di ciò che dice o legge. Vedete, per proprio gli studenti la capacità di rielaborare denota la cultura e denota la ragione. Senza elaborazione non ci abbiamo quel pensiero. Non accettare la mia provocazione e farlo andare avanti, perché sarebbe molto bello se non finiamo. Dopo abbiamo un sacco di tempo. Se un'analisi funzionale degli stadi, dei processi mentali alla base delle capacità effettive può essere data e quindi codificata da un sistema di intelligenza artificiale, allora sarà possibile affermare che il sistema di intelligenza artificiale avrà una forma di pensiero funzionalmente in suo modo, con il tipo di pensiero di umano. Tali somorfismi funzionali, secondo il funzionalismo, è sufficiente a farci affermare che il sistema di intelligenza artificiale non può pensare, ma può anche riflettere sul contenuto di ciò che pensa. Quindi, nemmeno riflettere su ciò che si è pensato, può ancora organizzarci a ritenere che stiamo pensando come pensiero di intelligenza. Intelligenza, pensiero è qualcosa di simile. Oltre alla nominalizzazione, anche noi esseri umani abbiamo espressioni per mezzo delle quali possiamo impegnarci nell'autoreferenza, cioè riferirci a noi stessi e riflettere su noi stessi. E attraverso l'espressione autoreferenziale e la nominalizzazione impariamo a riflettere e a pensare a noi stessi e a condurre intenzionali ciò che pensiamo. Imparare a usare l'espressione autoreferenziale e la nominalizzazione fa parte di ciò che serve a sviluppare un concetto di sé che va oltre la conoscenza del comportamento autoreferenziale. Ci siamo spinti al di là dell'autoreferenzialità a un concetto di se stessi. Abbiamo finora distinto due tipi di autoconoscenza che potremmo descrivere come livelli di consapevolezza di sé. Il primo tipo, livello, è la conoscenza di tutti gli animali e esprime il loro comportamento autoreferenziale. Il secondo tipo, livello, è l'autoconoscenza che deriva dall'avere un sistema di interpretazione linguistica e dall'essere in grado di impegnarsi nell'autoreferenzialità e nella trasformazione linguistica dell'organizzazione in modo che si possa essere consapevole del contenuto di ciò che si dice e si pensa. Non me ne vogliate, ma questa analisi, il professor Rogelio, sembra ricalcare un'impostazione scientifica che già Aristotele poneva in essere sul suo aspetto formale. Quando ha definito qualcosa di complesso, si preoccupa di sintetizzarlo alla base e di recuperarlo. L'ho notato per adesso e l'ho detto. Esiste anche un terzo tipo, livello, di autoconoscienza che si basa su averi di più livelli, ma li supera mediante l'uso di espressione autoreferenziale. Solo essere in grado di usare espressione autoreferenziale perché non è sufficiente. Ad esempio, usare espressione autoreferenziale nel parlare con gli altri, spiegare come ci si sente o ciò in cui si crede e così via, è importante, senza dubbio, ed è qua il nostro secondo livello di conoscenza. Siamo già al secondo livello. Ma riferirsi alla conoscenza semplicemente non è la stessa cosa che avere questo terzo tipo di conoscenza che gli umani sono capaci di avere. Vedete, nemmeno questo basta a definire l'intelligenza, perché gli umani hanno ancora un livello superiore di autoconoscenza al quale è venuto appartenere appunto questa ragione, questo pensiero. Questo terzo tipo di autoconoscienza implica la capacità di impegnarsi in una doppia forma di astrazione riflessiva sull'uso dell'espressione referenziale e in particolare sul contenuto intenzionale dell'uso referenziale del pronome io. Spiegheremo questo terzo tipo livello di autoconoscenza nella nostra discussione di che significa avere un concetto di sé. Quindi adesso andiamo a vedere il concetto di sé dal quale dovrebbe dipendere questa intelligenza. Autoconoscienza introspettiva. La mente, secondo il funzionalismo, è una struttura di controllo che dirige il sistema nervoso di un animale. Quindi distingue il professor Cottiarello la mente ancora dal sistema nervoso che potrebbe indicare un cervello. I poteri causanti di questa struttura di controllo sono ciò che produce gli stati funzionali del sistema, inclusi i suoi input sensoriali e i prodotti comportamentali. E
E questa struttura inoltre, che controlla il sistema rappresentativo e fa parte della mente unionale. E inoltre questa struttura di controllo produce un comportamento autoreferenziale e in questo senso una forma di autocoscienza. Quindi lo stesso cervello ci porta a una coscienza e porta anche a derivare una coscienza, ma l'intelligenza non sta ancora qui. Ogni animale è una forma di autocoscienza, anche se si tratta solo di quella minima, di impegnarsi in comportamenti autoreferenziali. Questo perché il sopravvivere, un animale, deve essere in grado di distinguere la preda dal predatore. In generale si innescano tutte le forme di comportamento autoreferenziale. Per fare questa distinzione, impegnarsi in un comportamento appropriato, deve avere una presentazione di predatore e preda, cosa è buona mangiare, cosa è cattiva e così via. In altre parole, l'animale deve avere qualche forma di sistema di rappresentazione. Quindi la rappresentazione può essere prodotta da nato, è proposta di essere nato, ma dobbiamo chiederci, c'è ancora intelligenza? E vedremo come il costruire che alla fine si risponderà. Ora il funzionalismo, un concetto di sé, è quella parte di un sistema rappresentazionale che consegue alla struttura di controllo del sistema di impegnarsi in comportamenti autoreferenziali e quindi esprime una forma minimale di angoscia. Avere un concetto di sé può andare oltre questa forma minimale di autocoscienza, come in effetti accade con gli umani, quindi si tratta ancora di andare oltre. Il fatto che gli esseri umani possono sviluppare un tipo di concetto di sé più avanzato dipende in parte dal fatto che l'uomo ha un sistema neurologico più complesso ed elaborato rispetto ad altre specie di animali, ma anche in parte dall'avere un sistema di rappresentazione complesso ed elaborato, in parte ha un sistema di rappresentazione di sé. Quindi, il cervello dell'uomo è più ampio, più capace di elaborare, ma non basta perché ad associarsi è il sistema di interpretazione linguistica che aiuta questa intelligenza. Un umano con un sistema rappresentativo linguistico, con un linguaggio naturale, può andare oltre il tipo di autoscienza che gli animali in generale hanno. In particolare, gli umani possono indicarsi all'autoreferenzialità. Inoltre, gli esseri umani possono impegnarsi in una situazione aggressiva, un contenuto intenzionale di ciò che dicono e pensano. Quindi non c'è soltanto l'intenzionalità, ma c'è una riflessione sul suo contenuto. Questo è aggiunto da me. Ciò si verifica, come già notato, quando per nominalizzazione trasformiamo il ruolo funzionalmente attivo di un'espressione predicativa in un nome astratto. Pensate che lavoro fa la mente quando trasforma un ruolo predicativo in qualcosa di astratto. Possiamo, ad esempio, trasformare i nomi predicativi degli aggettivi saggi e triangolati, come quando diciamo che Socrate è saggio e che ha una determinata figura geometrica e triangolare. Pensate al lavoro che fa l'intelligenza nel togliere l'attributo ad un sostantivo e portarlo ad una situazione maggiore sotto la quale può rientrare un qualcosa diverso ma si chiama. Come quando diciamo si fa nei sostantivi astratti saggezza e triangolarità. Questo è il genere di trasformazione che Platone usava quando scriveva riguardo le forme ideali, come la bellezza e la verità. Pensate, Platone, quando arrivò alla bellezza in sé, è riuscito a recuperare la concretezza con la quale questa bellezza è ritenuta appartenere ad una ragazza o qualcosa e l'aveva trasportata in qualcosa in sé, ideale. Pensa che lavoro di pensiero fa. Invece di scrivere semplicemente di ciò che è bene, di ciò che è bene, per mezzo della nominalizzazione, in altre parole, ci si può impegnare in una astrazione riflessiva del contenuto intenzionale dell'essere bene, dell'essere vero, e quindi contemplare la bellezza e la verità in sé. La teoria ontologica di Platone dipende sostanzialmente da questo tipo di trasformazione. Il professor Rotella ha colto la capacità di Platone di trasformare un'aggettivazione, una concretizzazione in qualcosa di molto astratto e in sé. Ora, questo speciale tipo di trasformazione linguistica si apre all'espressione referenziale, incluso il fenomeno personalismo. In particolare, mediante un'astrazione riflessiva sul ruolo funzionale di questo pronome, possiamo ottenere un concetto secondario riguardante tutte e unicamente le proprietà di Dio che possono essere predicate.
Quindi, per mezzo di una nominalizzazione del predicato complesso, che rappresenta questo concetto necessario, ci impegniamo in una seconda situazione riflessiva del contenuto intenzionale astratto di questo concetto solidale. Vedete, la mente va sempre oltre astrazione di astrazione. Ciò che otteniamo con questa doppia astrazione riflessiva è il contenuto intenzionale del sé. Il professor Quartiere ritiene che nel momento che ci spostiamo più indietro riusciamo a percepire questo sé che poi dovrebbe fare da base all'intelligenza. In questo modo otteniamo una sorta di autocoscienza in cui diventiamo consapevoli di ciò che è vero del proprio io. Questa conoscenza di sé, la conoscenza del proprio vero sé, consisterà in tutti i concetti in cui si rientra, che includi i concetti in cui si rientrava in passato, ciò in cui si rientra ora e ciò in cui si spera di rientrare in futuro. Poi, magari se c'è tempo, affronteremo il discorso della personalità rispetto a Don Giovanni, nel famoso Kierkegaard, il quale vive la giornata. Invece qui il soggetto è proprio quello che si riconosce una coscienza su ampio raggio, che oggi sarebbe molto importante, che molta gente pensa di vivere la sua personalità molto spezzettata e poi di presentarsi come se niente fosse. Questo è un argomento molto moderno, potremmo dedicarlo qualche altra volta a qualche altra conferenza. Torniamo al lavoro del professor Vecchiarella. La riflessione sull'intenzionalità di questo tipo di autoconoscenza è ciò che intendiamo per autoconoscenza introspettiva. Questo tipo di conoscenza di sé è ciò che so che devo dicevo a quattro ore gli altri conosci te stesso. Pensa, lo suo Quartiarella ha capito, ha scoperto che so che conosci te stesso, arrivava all'autoreferenzialità, a questa situazione di questo tipo di autoconoscenza non è rivale a riferirsi di ciò di se stessi, come quando gli stati mentali sono diretti a se stessi o su di sé, come ad esempio quando si è malato si dice lo stesso non mi sento bene, né tantomeno come avere un sistema rappresentazionale in cui si ha una rappresentazione di sé e anche una rappresentazione di sé che rappresenta se stessi a se stessi e così via, in modo indefinito. Infatti, con una maggiore capacità di rappresentare se stessi, rappresentandosi a se stessi, si può procedere attraverso un regresso potenzialmente infinito. Ecco qui, l'intelligenza è quella che è costretto a spostare sempre dietro per poter prendere ragione di quello che è prodotto. Questo è simile a quello che viene chiamato l'immagine infinita all'interno di un'immagine, in cui si può avere immagini stesse, all'interno di immagini stesse, all'interno di immagini stesse e così via in modo infinito. Niente ciò è uguale a una conoscenza introspettiva. Quindi il suo progetto è convinto che questo percorso all'infinito si possa fermare con una fuoriuscita e una confusione di ciò che arriva a proiettarsi. Ma alcuni pensano che possa essere utile per sviluppare e diventare consapevole del proprio concetto di sé. Certamente è possibile che un sistema di intelligenza artificiale si impegni nei tipi di trasformazione linguistica, di descrittiva. Dare analisi funzionale dell'astrazione riflessiva e degli stati e processi mentali alla base di questa trasformazione sarà difficile, perché sarebbe sempre l'infinito spostando indietro. E codificare quelle analisi in un programma per un sistema di intelligenza artificiale sarà ugualmente difficile. Tuttavia, secondo il funzionalismo, è possibile in teoria superare queste difficoltà. Una volta raggiunto, avremo quindi un sistema di intelligenza artificiale che non solo può autoreferirsi e pensare al contenuto intenzionale di ciò che pensa e conosce, ma che può anche essere consapevole del contenuto intenzionale della sua autoscienza introspettiva. In altre parole, per risolvere, conosce stesso, sarà quindi realizzato un sistema di intelligenza artificiale. E questa è l'intelligenza al massimo livello che è prodotta oggi dai sistemi che pensano di aver risolto il problema spostando sempre più indietro questa autoreferenzialità. Per una descrizione formale di questa doppia astrazione riflessiva nei termini della logica intenzionale del neorealismo concettuale, si veda il paragrafo 77 del mio Ontologia formale del realismo concettuale, che è stata pubblicata nel 2007, che è una delle opere fondamentali di questo progetto. Adesso va a rappresentare gli argomenti contro il funzionalismo. Quindi finora ci ha presentato gli argomenti del funzionalismo, adesso vediamo quali argomenti pone contro. Esistono numerosi argomenti contro il funzionalismo. Tutti sembrano equivalere a una o un'altra versione, due tipi di argomenti.
Questi argomenti sono prodotti come l'argomento del guscio vuoto, un argomento che riguarda assente. La forma generale di questo argomento è che, anche se l'intelligenza artificiale sembra pensare e avere stati mentali, non penserà mai, non avrà mai stati mentali, cioè si unirà sul pensiero o stati mentali. Praticamente non trova, secondo il professor Vecchiarelli, che io esplicito in termini diversi, quel qualcosa che si possa dire in pensi. E questo perché, secondo i sostenitori di questi argomenti, il sistema di intelligenza artificiale in generale mangia necessariamente di qualche proprietà X che è essenziale per pensare e per avere stati mentali. Quindi c'è questa X che è spostata dietro, alla quale è demandato o risulta affidato il compito di pensare. Le solite scelte per la proprietà X sono intenzionalità, a volte scritto come intenzionalità essenziale o attuale, o anche emozioni e quadri. I quadri sono le caratteristiche fenomenali della nostra esperienza sensoriale, come la nostra esperienza di un gusto dolce amaro o di un'impressione sensoriale visiva, rosso e blu. A volte X significa avere un libero arbitrio, o un punto di vista, o un senso di umorismo, e talvolta essere creativo o fare qualcosa originale. Tutto quello che dico io, che l'intelligenza artificiale forse non riesce a immettere nel suo programma, cioè l'improverà per quello che dico. Nessun sistema di intelligenza artificiale sostiene, potrebbe provare a dire loro, essere arrabbiato di questo, vedete gli elementi che arrivano a caratterizzare l'intelligenza. Un sistema di intelligenza artificiale non può avere emozioni, sentimenti o senso dell'umorismo. Si sostiene perché non ha senso attribuire sentimenti o senso dell'umorismo a un sistema fisico inorganico o non biologico. Solo un sistema biologico si richiede, in particolare in due ipotesi, solo gli organismi di un sistema nervoso centrale possono pensare, avere emozioni, un senso di umorismo e così via. Gli argomenti contro il funzionalismo affermano che senza questa proprietà X, un sistema di intelligenza artificiale è solo un guscio vuoto. Quindi è stato bocciato il funzionalismo che gli manca questo X, rappresentato da queste linee. Queste affermazioni non sono realmente argomenti che potremmo valutare logicamente come tali, sono opinioni che pongono la domanda, si considera sempre l'affermazione sull'intenzionalità. L'idea è che, anche se gli stati di un sistema di intelligenza artificiale fossero funzionalmente smorfi, agli stati di processi mentali di una certa mente umana, tuttavia avrebbe ancora l'intenzionalità, cioè l'intenzionalità bene, intrinseca reale. Quindi, per intenzionalità reale, intrinseca e effettiva, si intende l'intenzionalità degli stati mentali che gli umani hanno realmente, come fede, pensiero, paura, speranza, eccetera. Questo non è veramente un argomento, e aggiungendo gli aggettivi reale, effettivo e intrinseco, semplicemente pongo domande di mestiere. Tutto quello a cui va l'affermazione è l'ipotesi che solo gli umani possono avere intenzionalità, e quindi che nessun sistema di intelligenza artificiale può avere intenzionalità. Questa posizione semplicemente pone la domanda. A volte ciò che viene aggiunto è che solo un sistema biologico, come un cervello umano, può avere intenzionalità, il che pone anche la domanda. Ciò che non è detto come parte di questa posizione è proprio quello che riguarda il meccanismo neurologico in cervello umano che ci consente di pensare e avere intenzionalità. È perché questo è qualcosa, un sistema di intelligenza artificiale che può avere. E di solito si scopre quello che un cervello umano ha che un sistema di intelligenza artificiale non può avere, è un sistema biologico che, come abbiamo detto, pone domande in questione. Quindi è distinto l'intelligenza artificiale non umana e la capacità di porre domande con le emotività che sono state espresse e l'incontenibilità che è emersa. L'argomento dei guardi assenti afferma che nessun sistema di intelligenza artificiale può avere esperienze sensoriali come un dato sensoriale rosso o blu o il dolce sapore del cioccolato. Si dice che questo o altre paragrafamente non siano possibili per un sistema di intelligenza artificiale e inoltre che esse siano caratteristiche essenziali di una mente di certi stati mentali. Questo perché, sostengo, solo un sistema biologico come un cervello umano può avere questo tipo di esperienza. Anche in questo caso dobbiamo chiederci semplicemente cosa c'è nel meccanismo biologico di un cervello umano, un animale,
che può essere identificato con le sue esperienze fenomeniche in opposizione all'esplosione dei neuroni e del perché il sistema di intelligenza artificiale è importante. Una persona scelta non può avere sensazioni di colore, ma ciò non interferisce necessariamente con la capacità delle persone di avere i concetti dei colori, né naturalmente influenza la capacità delle persone di pensare in generale i colori, né il pensiero si può ampliare delle stesse possibilità rappresentative. Deve essere determinato il colore del progetto in ambiente immediato, per mezzo di strumenti scientifici, cioè misurando le lunghezze d'onda emesse dagli oggetti, proprio con un sistema di intelligenza artificiale. Quanto è essenziale per il pensiero e la coscienza avere impressioni sensoriali? E perché un sistema di intelligenza artificiale non potrebbe avere il suo tipo di quadri elettronici che gli uomini potrebbero avere? Per esempio, soprattutto l'uomo che sembra aver incrociato l'intelligenza artificiale e apre il discorso dicendo: potrebbe un'intelligenza artificiale avere anche questo che è stato individuato come rappresentativo dell'intelligenza umana? Ciò che è conoscibile dall'introspezione dei quadri, di tipo di essere o di persona, potrebbe non essere conoscibile in un altro di essere o persona, tranne forse concettualmente in modo teorico. E tuttavia, due tipi di essere o persone potrebbero avere stati di condizioni, altrimenti, funzionalmente, sono morti con l'altro. Questo può succedere a un essere umano e un altro umano, o in una certa misura tra gli umani e anche di me, i cui organi sensoriali sono collegati in modo diverso. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, se dovesse mai confrontarci contro la possibilità che un sistema di intelligenza artificiale sia in grado di far pensare, di fare, a porre una domanda. Un argomento basato sulla caratteristica X che gli umani hanno, ma che un sistema di intelligenza artificiale non può avere, deve essere dato in termini di ragionamento solido, logicamente valido, che non può una domanda, che mostra perché il pensiero umano e la coscienza hanno X, meglio un sistema di intelligenza artificiale. Le tre ipotesi filosofiche fondamentali del funzionalismo sono innanzitutto che la natura essenziale della mente o mentalità è la sua funzionalità. In secondo luogo, questa funzionalità può verificarsi in diversi substrati. E terzo, che solo un substrato materiale con molte parti costanza sarà sufficiente. Riguardo alla nostra domanda filosofica, può un sistema di intelligenza artificiale pensare ed essere autocosciente? La teoria del funzionalismo propone un caso coerente che, in linea di principio, un sistema di intelligenza artificiale può pensare. La condizione, naturalmente, è che si accettano le ipotesi filosofiche del funzionalismo. In altre parole, secondo il funzionalismo, è possibile che un giorno, con l'analisi funzionale dettagliata e la modifica dei nostri diversi stati processi mentali, saremo in grado di avere un sistema di intelligenza artificiale in grado di pensare o anche riflettere sul concetto di un ciò che si pensa. Quindi i funzionalisti pensano che, approfondendo il discorso, si possa pervenire ad una macchina che possa sempre più essere cosciente e che arrivi a pensare. Questa è la tesi dei funzionalisti e che il Cottiarello ha fatto vedere come ciò non può essere almeno più. Abbiamo anche introdotto tre diversi livelli di conoscenza. In questo articolo, piuttosto che considerare la conoscenza semplicemente come uno stato mentale di riferirsi a se stessi, lo facciamo perché pensiamo che il concetto di conoscenza sia più complesso di come è stato descritto in letteratura. Il primo livello si basa sul comportamento autoreferenziale degli animali. Questo è un livello di autocoscienza che tutti gli animali, con un sistema nervoso centrale, possono avere. È un tipo di autocoscienza che, come mai discusso nel tradurre, sono condizioni umane. E anche questo abbiamo visto non essere pensiero. Il secondo livello di autocoscienza va al di là di ciò che gli animali in generale possono fare. Quindi andiamo oltre quello che gli animali possono fare. Questo livello è possibile per gli umani, ma non per gli animali in generale, quindi a distinguersi è un livello di autocoscienza tra gli umani e gli animali. Questo perché il mezzo con cui si può raggiungere questo livello di autocoscienza richiede il possesso di un sistema di rappresentazione linguistica. Quindi il professor Cottiarella ritiene che l'uomo possa distinguersi da un sistema di rappresentazione umana perché ha un discorso linguistico che gli consente, come abbiamo visto, di potersi esprimere in un passato, in un futuro, un'autoreferenzialità nei pronomi, nelle predicazioni, di prendere coscienza. E tanto si avvierebbe a distinguere l'intelligenza umana da un sistema di rappresentazione animale o di macchina.
Abbiamo definito questo secondo livello della coscienza innanzitutto attraverso il possesso della capacità di autoriferimento e in secondo luogo, ancora più importante, attraverso la capacità di essere consapevoli del contenuto di ciò che si pensa e si dice. È su questo secondo livello che siamo in grado di contemplare questi ideali astratti come bellezza, verità e giustizia. Noi non contempliamo il bello, ma arriviamo all'astrazione, alla bellezza in sé, come emerso prima con Platone, che è riuscito su Rotterella a recuperare un discorso relativo all'astrazione. Spieghiamo la nostra capacità umana per questo secondo livello di conoscenza sulla base dell'operazione mentale di astrazione riflessiva su ciò che pensiamo e diciamo. Quindi il pensiero può prendere corpo con un'astrazione riflessiva su ciò stesso che abbiamo pensato e su ciò stesso che diciamo. Quindi ci vuole un livello superiore che dà questa astrazione da questa riflessiva. Il mezzo per impegnarsi in un'astrazione riflessiva è l'operazione linguistica della nominalizzazione. Ecco fatto. L'uomo è capace di nominare gli oggetti, mediante la quale trasformiamo predicati e frasi in nomi astratti che denotano il contenuto di quei predicati e quelle frasi. Vedete, l'uomo è capace di trasformare i nomi in astrazione e lavorare sulle astrazioni. Quindi il pensiero, quanto più astratto, tanto più può dirsi pensiero, perché arriva a generalizzare e a sussurre le stesse predicazioni. Infine, definiamo e caratterizziamo il terzo livello di autocoscienza, che chiamiamo autocoscienza introspettiva. Lo facciamo in termini di una duplice attuazione riflessiva sull'uso referenziale del pronome personale io. Pensate, molti animali non hanno la consapevolezza di essere io. L'uomo invece sa che è io, perché riflette e si autodefinisce, si autoriconosce. E questo è un passaggio successivo. Riflessiva inizia, prima di tutto, con una trasformazione di un uso referenziale del pronome io in un predicato secondario che è vero per tutte e unicamente per l'operatore di sé. Pensate, noi non solo pensiamo io, ma riusciamo a predicarlo e a sussumere tutta la predicazione in una riflessione che ci porta a ritenere quello che abbiamo fatto. Lo dico per voi studenti, chi non elaborasse in questi termini non sta pensando, sta imparando, è una macchina. Peggio ancora chi imparasse meccanicamente lì è un robot. E poi, un secondo luogo, la doppia astrazione procede con nominalizzazione di quel predicato secondario o un nome astratto che denota il contenuto intenzionale del sé. Il contenuto intenzionale della coscienza introspettiva è ciò che si intende, come detto sopranico, con un profeta conosce se stesso, quindi riferirsi a se stessi per conoscersi. È possibile quindi, secondo il funzionalismo, che un sistema di intelligenza artificiale possa essere in grado di raggiungere non solo il primo e il secondo livello della coscienza, ma anche questo terzo livello, quindi anche raggiungendo un terzo livello di conoscenza, ancora non stiamo pensando. Forse questo accadrà attraverso un programma di apprendimento profondo. In ogni caso, richiederà certamente la codifica di un sistema rappresentazionale paragonabile al linguaggio naturale. E solo avendo un tale sistema rappresentazionale, un sistema di intelligenza artificiale, avrà lo strumento con cui cimentarsi nell'autoriferimento, nella nominalizzazione e la situazione difensiva. Spetterà quindi al funzionalismo fornire le analisi funzionali degli stati dei progressi mentali sulla base dell'uso di questi strumenti da parte di loro. L'obiettivo del funzionalismo, come abbiamo detto, è raggiungere un certo livello di unisofismo funzionale tra un sistema di intelligenza artificiale e il complesso umano, mente e cervello. Un tale risultato, secondo il funzionalismo, è in teoria possibile. Il professore Cotterea dice che il funzionalismo propone questo sistema di macchina possibile di autoreferenzialità, ma per adesso non ci siamo e ad emergere è stato quel quid che è venuto fuori. Io credo che questa lezione ci abbia indagato tutti, ringraziamo il professor Cotterea per questo enorme contributo che ha fatto il benvenuto. Grazie a tutti per la partecipazione.